Innanzitutto la trasparenza delle procedure. Voglio ricordare che noi abbiamo il primo atto deliberativo di questa giunta, il 21 luglio del 2015, è stata l'approvazione del piano anticorruzione. La trasparenza nelle procedure è un fattore di fondamentale importanza, perché attraverso la trasparenza nelle procedure si consente il controllo sociale sui procedimenti. E si consente anche e soprattutto la possibilità di conoscere, di intervenire e di osservare l'eventualità appunto di non osservazioni delle norme. Secondo, i tempi per quanto riguarda i procedimenti sono di fondamentale importanza. Naturalmente tutto nel quadro di regole, che devono essere regole certe, perché appunto i cittadini possano porsi in rapporto alla pubblica amministrazione in termini appunto corretti, ma soprattutto possano recuperare fiducia nelle istituzioni, che attraverso la loro funzione, la funzione che è appunto è propria delle istituzioni, non devono fare altro che rendere un servizio alla comunità amministrativa. Ho detto praticamente nel mio intervento, soprattutto rivolgendomi ai dirigenti della regione che hanno partecipato a questo incontro, che la regione siamo noi, la regione istituzione, e noi abbiamo la responsabilità di corrispondere a questa domanda, ad una domanda sempre più forte da parte della utenza, di dare risposte in termini di diritti che bisogna rispettare. Io credo che recuperare fiducia, recuperare credibilità nella regione significa in primo luogo questo, significa fare dell'attività amministrativa un'attività trasparente, che possa essere controllata nei minimi particolari, appunto attraverso la rete, attraverso procedimenti trasparenti che consentano appunto questo controllo. Questo è il più grande e più efficace antidoto alla corruzione. Io credo che anche da questo punto di vista è necessario, l'ho sottolineato questa mattina, recuperare un'etica della responsabilità, perché dietro un procedimento, dietro una macchina che può essere il computer, in questa fase c'è sempre una persona, e dipende sempre dal manico la possibilità di avere risposte giuste e nel rispetto delle regole e nei tempi appunto più coerenti con quella che è l'esigenza e quelli che sono i bisogni della società. L'amministrazione risponde. Thank you.